buonasera a tutti. Inizio immediatamente visto anche il tempo ristretto. Allora, la prima cosa che andiamo un attimo faccio vedere era un po' capire il consorzio di bonifica. Allora, il consorzio bonifica Alta Pianura Veneta, nel Veneto, diciamo, in applicazione della legge regionale numero 12 del 2009, praticamente sono stati individuati 10 consorzi di bonifica. Il consorzio Alta Pianura Veneta, diciamo, è sopravvenuto alla fusione di 3 consorzi: il Zarpano dell'area veronese, il Medio Astico che era, interessava questa zona, e il Riviera Berica. Interessa una superficie notevole di circa quasi 173.000 ettari e, per dare anche un'idea, interessa 98 comuni. Ecco, non entro su quali, sulle zone, eccetera. Brevissimi numeri, ecco, per dire, la rete che il consorzio effettua la manutenzione e la gestione sono 2.800 km di rete idraulica di bonifica. Praticamente, come avete visto dalla situazione prima, si va dall'Adige all'Astico, e ad eccezione di quello che sono i fiumi principali, quindi l'Adige, il Chiampo, l'Agnoguà, Bacchiglione e Timonchio Levra, tutto il resto di altri corsi d'acqua li ha in gestione il consorzio. Per questo poi ci sono in gestione 21 impianti idrovori, perché ci sono delle zone che bisogna proprio sollevare l'acqua, quindi per impianti che sono in grado di sollevare circa 60 metri cubi d'acqua al secondo. Poi c'è tutta una serie di rete irrigua, diciamo, con prelievi sia da fiumi, da pozzi, eccetera. Andiamo pure avanti, ecco qua vedete un po' la morfologia del territorio. Vedete quindi che c'è tutta una parte alta che è la parte dei Lissini, c'è tutta l'area, diciamo, sub tra Astico e Timonchio, e l'area di Colliberici. Ecco, proprio da un punto di vista idrografico, proprio l'area è divisa in due parti, c'è una parte che va in Adige e tutta un'altra parte che poi va a finire nel Bacchiglione. Avete sentito prima il dottor Altissimo quando parlava, dal Timonchio praticamente per arrivare giù a Vicenza una piena ci impiega 4 ore, quindi capisce che i tempi sono tutta l'acqua che scende da tutti i colli, quindi in 4 ore arriva in città, poi scende, scende, arriva, e dobbiamo ricordare che l'acqua che cade qui in questa zona va a finire al mare, sapete, in Brenta, a, diciamo, vicino a Sottomarina, quindi con tempistica, eccetera. Chiaro che quindi anche lo scopo di quello che era, e se ne accennava prima, cerchiamo di trattenere l'acqua, evitare quindi di mettere proprio sotto quello che sono le situazioni. Non faccio nessuna situazione su quello che è la percentuale di superficie, perché è già stato oggetto prima. Gli eventi alluvionali sono stati parlati, purtroppo, diciamo una cosa, dal 2010 al 2014 ce ne sono stati, quell'evento del 1 novembre del 2010, novembre del 2012, maggio del 2013 e diciamo c'è stato il gennaio-febbraio del 2014. Per dare il semplice dato tecnico, il 27 gennaio del 2014 il fiume Retrone a Vicenza ha raggiunto il massimo storico mai registrato in tutti, da quando ci sono dati in registrazione. Andiamo un attimo, allora, una prima roba che abbiamo parlato, ecco, ora, cosa fa anche il consorzio da un punto di vista della sicurezza, del salvaguardia del territorio. C'è tutta una serie di interventi di pulizia di corsi d'acqua. Allora, vedete anche sotto, diciamo, c'è il sfalcio delle erbe, eccetera, cioè mantenere per quanto riguarda i corsi d'acqua puliti, proprio per cercare in primis di convogliare l'acqua, diciamo, verso gli impianti idrovori, verso i fiumi principali, eccetera, e soprattutto anche, diciamo, per creare invaso. Ci sono altre situazioni, come vedete anche questi sono valli, vallette, eccetera, quindi procedimenti, interventi di espurgo, di pulizia. Stiamo cercando da parecchio tempo, perché se ne è parlato prima, interventi invasivi di calcestruzzo, eccetera, sono anni e anni che non si fanno. Si cerca un attimino, però l'importante è una cosa, bisogna cercare di mantenere, perché i fiumi, i corsi d'acqua, soprattutto questi, non si allargano, si stringono, e vedremo anche perché. Allora, diamo un attimo, quindi uno dei compiti fondamentali è proprio questo, quello della manutenzione. Chiaramente si era parlato prima, e ho sentito il genere del CIRF, eccetera, ma infatti ha detto se c'era qualcuno del consorzio, perché su qualche punto abbiamo qualche, diciamo, punto noi in comune. Chiaramente se siamo in zone, corsi d'acqua montani, che scendono,
diciamo, non c'è nessun problema di abitazioni, di paesi, eccetera, beh, si può operare, si può cercare di trovare quelle soluzioni, anzi ben venga, anzi in certi punti dove siamo in piena roccia, chi è che va a fare qualcosa? Ma quando ci troviamo in cui abbiamo in paesi in cui è stato costruito al centimetro di distanza, perché anche il centimetro è importante, chiaro che bisogna cercare un attimo di mettere in sicurezza. Quindi per mettere in sicurezza bisogna cercare un attimo di fare queste briglie, questi muri, per cercare proprio anche di rallentare l'acqua verso valle. Però c'è un'altra questione. Abbiamo parlato quindi di fiumi, parliamo però, come ha accennato prima il presidente dell'Acqua Diretti, c'è anche tutto un altro sistema, una fitta a maglie, scollini, fossi e capofossi. Questi sono i primi invasi e sono quelli più importanti, cioè non possiamo considerare solo i principali, dobbiamo vedere un po' tutti. Perciò bisogna cercare un attimo di mantenere. Allora, qua ci sono alcune piccole così immagini, eccetera. Allora, chiaro che anche i fossetti dobbiamo cercare di tenere l'erba tagliata, pulita, e evitiamo, bisogna cercare di evitare, perché i fossi, vedete molto spesso che si cerca di chiuderli che più di aprirli, eccetera. Quindi bisogna mantenerli liberi. Un'altra cosa che è stata fatta nel passato, e se ne sono stati fatti a chilometri, negli anni 60, 70, 80, e ci sono ancora dei professionisti che vengono a presentare adesso, la tombinatura dei corsi d'acqua. Il fosso è largo 4 metri, un tubetto, scusate il termine, del diametro di 20, 30, 40, 50 cm, non vi sto raccontando, eccetera, è più che sufficiente. Chiaro che un corso d'acqua, un ponticello sottodimensionato, è quello che ti mette in crisi e ti allaga un quartiere. Stiamo parlando di quartieri, quindi aree piccole, eccetera, però cerchiamo, ecco, questo è anche uno degli interventi che bisogna evitare, cioè i corsi d'acqua vanno mantenuti. Giustamente si parla, è opportuno che anche nell'ambito agricolo vengano mantenuti, ma soprattutto anche nell'ambito urbano. Evitiamo di fare sulle murette, proprio fino dentro il corso d'acqua, qua vedete alcuni esempi. Diciamo che la questione è questa, fino all'inizio del 2000 è stato fatto di tutto e di più. Bisogna, adesso si è iniziato anche da un punto di vista regionale, è intervenuta la compatibilità idraulica del 2003-2004, quindi c'è una maggiore sensibilità, ecco, è da andare avanti su questa linea. Dopo, chiaro che però abbiamo parlato prima avete visto un po' anche tutto il territorio veneto, chiaro che dobbiamo evitare, perché posso assicurarvi che durante gli eventi di piena i cittadini, quelli della bassa Vicentino, basso Veronese, basso Padovano, con quelli, diciamo, eccetera, dice, ma non riuscite a tenervi l'acqua, dovete proprio mandarvela giù tutta, eccetera, e posso assicurarvi che quando sono sotto acqua è difficile andare giù. Allora, su questo, diciamo, abbiamo parlato prima dei bacini di invaso. Ecco, un breve flash: il primo bacino di invaso a livello nazionale d'Italia è stato quello qua di Montebello, è stato realizzato nel 27 e, diciamo, già nel 26 marzo del 28 è entrato in funzione. Fa un po' di effetto, è stato progettato, realizzato e tutto quanto in 8 mesi. Questo era per dare una tempistica. Ecco, queste un po' alcune delle immagini, e fino in 8 mesi è stato fatto il tutto. Questo è, complimenti, questo qua devo darne atto, perché è stato oggetto di grande studio anche tutte le opere di presa, veramente chi l'ha fatto è stato veramente un grande. Questo bacino, che può contenere fino a 6 milioni di metri cubi, dal 1928, che avete visto adesso, fino alla data attuale, è stato attivato, è entrato in funzione circa 140 volte. E quindi, diciamo, ha salvato tutta la bassa Vicentino, basso Veronese, basso Padovano, eccetera, diciamo, innumerevoli volte. Altri interventi adesso sono stati parlati prima, c'è il bacino di Caldogno, che, diciamo, quello su Timonchio, ne ha parlato il dottor Attissimo, che è in fase di esecuzione, un altro proprio che è già iniziato i lavori, è stata fatta la consegna parziale, entro febbraio si fa la consegna definitiva, e un bacino lì a Trissino, dove c'è una rotta naturale, anche lì si andrà a realizzare, diciamo, un invaso di circa 2 milioni e mezzo di metri cubi. Ci sono però, oltre a questi meno noti, tutta una serie di altri piccoli bacini presenti, realizzati fra gli anni 60, 70, 2000, 2010, sempre, diciamo, a cura del consorzio. Uno di questi è un bacino a Campiglia di Berici,
sono circa 250.000 metri cubi di invaso, interessa una superficie di circa 110.000 metri quadri. È stato circa 5-6 anni fa, tramite anche proprio un finanziamento europeo, fatto tutto un bosco di pianura, quindi diciamo l'immagine è di 4 anni fa, quindi adesso le piante sono cresciute e veramente ha dato luogo a un bosco urbano notevole. È stata fatta anche, come vedete, un percorso scolastico eccetera, con tutti quanti i vari cartelli eccetera, viene utilizzato le scolaresche e come vedete lì quando serve si allaga, può essere che viene allagato due volte all'anno, può darsi che venga in qualche caso resta anche per 2-3 anni tranquillo eccetera. Un altro invaso invece che è stato sempre realizzato fine anni 70, sempre lì siamo nella zona di San Germano di Berici, è un invaso di 200.000 metri cubi. Questo qua praticamente è stato abbassato di circa 50 cm, cioè per realizzare gli argini è stato tolto del terreno all'interno. Questo ha fatto sì che sia stato a creare, diciamo, perché adesso ha sempre una lama d'acqua variabile dei 20-50 cm, è diventata una delle zone umide più interessanti del Vicentino ed è secondo solo al lago di Fimò. Ecco, questo siamo nella zona di San Germano di Berici. L'abbiamo completato nel 2012, una settimana prima è avuto il battesimo del fuoco, il 12 novembre del 2012, un altro bacino lì nella zona, il bacino del Palù di Brendola, anche lì un'area in collaborazione col comune, è stato realizzato questo invaso, o meglio è stato realizzato degli argini, un'opera di presa, e all'interno poi si andrà anche a creare, si è creata anche una piccola zona umida eccetera, un bacino diciamo in grado di contenere 100.000 metri cubi e come ripeto fino adesso è già entrato in funzione 3 volte. Un'altra area, ricollegandomi diciamo anche al discorso che è stato fatto prima, dove c'è la possibilità, dove è stato fatto diciamo delle rettifiche, qua vedete praticamente il fiume, passiamo alla zona Creazzo, questo è il fiume Retrone, lì è stato oggetto di rettifica a fine anni 60, siamo riusciti a acquisire delle aree eccetera, delle vecchie anse che erano poi di proprietà del demanio e quindi siamo riusciti a realizzare anche in questo caso un invaso, non è molto grande, comunque siamo sempre 19.000 metri cubi, quindi un invaso, sono di quei piccoli invasi diciamo che danno già delle risposte al territorio. Altri interventi invece che come consorzio si vanno a fare eccetera era un po' ripristinare e conservare le condizioni di naturalità dei corpi idrici, ecco, non entro nel discorso decreto legislativo perché è già stato parlato. Ecco, vedete qua giustamente dove si può fare, e l'esempio vedete in basso sulla destra, ecco lì era il fiume Tribollo, siamo nella zona diciamo fra Vicenza e Quinto Vicentino, anche lì si è cercato proprio di meandrizzare l'alveo, è stato diciamo prelevato del materiale per sovralciare gli argini eccetera all'interno, proprio per cercare anche di venire incontro, dove si può si cerca di fare diciamo quindi di rinaturalizzare il corso d'acqua, in altre situazioni è chiaro che dove siamo chiusi fra fabbricati eccetera è molto molto più difficile. Il dottor Mezzarella ha parlato prima del consorzio nell'ambito dei progetti LIFE, ecco, noi ne abbiamo fatti due, siamo stati partner, anzi tre per la precisione, uno è il progetto LIFE con i Berici Natura 2000, azione di conservazione e miglioramento degli habitat e delle specie nell'ambito di Coliberici, e un progetto LIFE per le sorgenti del Bacchiglione, riqualificazione delle sorgenti del fiume Bacchiglione. Andiamo un attimo a vederli. Il LIFE Coliberici, qui il partner principale è stata la provincia di Vicenza, è stato fatto quindi, sono state riattivate e rinaturalizzate due pozze d'acqua, proprio sui colli, siamo nei colli Berici, e praticamente rinaturalizzati alcuni corso d'acqua, diciamo lì nella parte bassa. Se andiamo proprio a vedere, ecco vedete, queste erano delle pozze esistenti che raccolgono acqua di pioggia, eccetera, e lì è stato fatto proprio qua, vedete, prima e dopo l'intervento, quindi interventi anche molto semplici, proprio anche per favorire l'insediamento e sopravvivenza di specie animali, eccetera, perché sui colli Berici effettivamente quando non piove, durante l'estate ci sono problemi. Questo è un altro intervento sempre lì nella zona di Alonte, ecco qua invece vedete diciamo un corso d'acqua, lì è stato fatto perché il terreno era di proprietà del comune di Oggiano che quindi ci ha concesso la possibilità dell'intervento, vedete la scolina, qui è stato fatto un allargamento, è stata fatta una banca, sono state piantate delle essenze particolari e quindi sono stati fatti diciamo realizzato questo anche invaso in linea e è stato che favorisce anche la creazione di habitat particolari.
Ecco, queste invasioni di linea che abbiamo parlato prima, che ne ha parlato prima il leader del CIR, dove si può, si fa, dove si può. Chiaro che se siamo, torno a ripetere, all'interno delle zone urbane, questo non è possibile. Un altro intervento molto importante che è stato fatto è il progetto LIFE, sorgente del Bacchiglione. Qui c'era proprio una situazione particolare, ve la faccio vedere, qui c'era una zona, siamo in una zona SIC, vedete PS, e lì era stato, anni 60, è stato fatto un impianto di piscicoltura, quindi sono state create delle vasche in terra, eccetera, quindi è stato deviato l'alveo del Bacchiglioncello, e quindi nell'ambito di questo intervento LIFE il consorzio, praticamente il partner principale era sempre la provincia di Vicenza, il consorzio praticamente in che modo è intervenuto, come anche prima nell'ambito di quelli berici, è intervenuto con proprio personale e mezzi, cioè il consorzio mette a disposizione, non gratuitamente perché è chiaro che nell'ambito del progetto la comunità europea ti dà un corrispettivo circa del 50, 60, 70% delle spese che sostieni. E quindi in questo contesto il consorzio è intervenuto con proprio personale e mezzi ad effettuare gli interventi. Ecco, qua sono proprio, vedete un po' la situazione com'era prima di che venisse effettuata questo impianto di piscicoltura. Ecco, qua vedete proprio alcuni interventi che sono stati fatti, proprio situazione anche molto difficile da operare. È stato fatto quindi tutto un sistema di movimentazione del terreno fino ad arrivare, diciamo, a creare questo notevole lavoro. Quindi è stato ricreato delle aree umide, insomma, diciamo che è stato molto molto apprezzato, diciamo, anche a livello della comunità europea. Ecco, questo vedete un po', sono state riaperte alcune polle di risorgiva e effettivamente questo qua è un'immagine aerea, diciamo, appena finito i lavori, in cui proprio si vede proprio, mi ricollego, dove è possibile si fa. Ecco, quindi è stato rinaturalizzato il corso d'acqua. Ecco, chiaro che quindi come consorzio dove possiamo farlo, lo si fa questi interventi. In altre situazioni è molto più difficile. Certo che dobbiamo anche fare un altro piccolo passaggio, adesso mi dilungo un attimo, ancora due minuti penso, no? Sì. Allora, quando si parla anche di interventi e di zone, era fatto un esempio, se noi parliamo la zona industriale di Sant'Agostino a Vicenza, era la zona di espansione naturale del fiume Retrone. Praticamente il 27 gennaio del 2014, quindi dell'anno appena scorso, lì praticamente c'è un'asta idrometrica, si è registrato una piena di 3 metri e 66 centimetri. Nel 1966 la piena massima registrata era di 2,84. Significa che questa piena che si è verificata, il Retrone in quella zona lì era circa oltre 80 cm più alto della piena 66. Chiaro che cosa succedeva? Che prima in tutta la zona monte c'erano delle zone di espansione naturali, tutta una zona che erano completamente allagate, queste zone è stato costruito, diciamo, tutta la zona industriale. Chiaro che adesso si è costretti a difendere la zona industriale. E ora, il problema su cui si pone anche un altro, dove ci sono delle zone, quando praticamente, sapete, c'è un antico detto, si dice quando che la porta della stalla e i buoi sono usciti, è inutile richiuderla. Però diciamolo una cosa, bisogna cercare anche un attimino dove ci sono ancora delle zone in cui sono frequenti gli allagamenti. Faccio un esempio, le valli di Fimona, ce ne sono tanti altri, zone che si chiamano il Balù, che hanno dei nomi particolari, dove nel passato si è sempre verificato allagamenti. Chiaro che bisogna anche da parte delle amministrazioni, ma non è solo le amministrazioni, anche chi propone di fare queste lottizzazioni, da fare lottizzazioni in quelle zone, dopo chiaro che si corre il rischio che vanno sotto. Però dopo dire ma come mai che è andato sotto, non è andato sotto. Vedete anche un'altra questione che sta andando avanti, e di questo sono, diciamo, mi compiaccio notevolmente, in cui alcune amministrazioni, molte amministrazioni hanno iniziato a dire signori stop ai piani interrati. I piani interrati sono delle zone, diciamo, di invaso naturale, e ora è inutile, se l'acqua cresce ti va sotto acqua, te lo allaga, e ora cerchiamo un attimo dove ci sono zone a rischio di fare questo. Quindi al di là effettivamente di mantenere l'acqua, di fare tutti gli interventi naturalistici, di creare i bacini, bisogna anche cominciare un attimo a vedere nelle situazioni locali, quindi mondo agricolo, avete visto anche voi,
si impegna a fare la sua parte, ma bisogna che ci sia anche l'altra parte, cioè dobbiamo evitare di fare tutti quegli errori che sono stati fatti dagli anni 60 al 2000, cioè a livello, come l'ho accennato prima, a livello di tombinature di corsi d'acqua, posso assicurarvi che sono stati tombinati chilometri, chilometri e chilometri. Non c'è niente di peggio di un tratto tombinato perché nessuno è in grado di andarlo a pulire, nessuno è in grado di entrare. Quindi si deposita all'interno del tubo, qui tubetti anche del diametro di 60-80 cm, un metro, si deposita strati dell'ordine 60-80 cm finché intasa completamente il tubo. Molte volte si è costretti a intervenire a togliere tutto. Ecco, quindi è chiaro che i fossi devono essere lasciati aperti, cercare soprattutto, su quello che abbiamo accennato prima, di creare e mantenere anche quegli invasi sulla rete, sia sulla rete principale, sia anche sulla rete secondaria. Bon, io ho finito, grazie.